In rimonta è il Catanzaro ad approdare in semifinale dove affronterà ragazzi la Cremonese di Giovanni Stroppo, una partita elettrizzante, bellissima quella che è andata in scena al Ceravolo con un colpo di scena, quello al 96esimo, il gol di Donnarumma che ha prorogato la partita ai supplementari, gara poi vinta in rimonta grazie al gol di Enrico Brignola che dà la semifinale al Catanzaro. Ne parliamo in questo nuovo video, mi raccomando però prima di partire con l'analisi vi devo chiedere un pollice in su qua sotto, 30, 40, 50, 60 mi piace per supportare i miei contenuti, un'iscrizione al canale totalmente gratuita ragazzi, mi raccomando iscrivetevi, questo è un canale che parla solo unicamente di Serie B e iniziamo subito, intanto la partita deve ancora finire, mi credo che sia garantito il passaggio del turno del Catanzaro che vince in rimonta, una gara complicata, una gara dove ha visto un Catanzaro passare in svantaggio col gol di Galazzi l'ottavo, pareggiarla poco dopo, al 26esimo, con Iemmello, che è autore di un altro gol in un'altra stagione straordinaria, ragazzi, dell'attaccante, del capitano, bomber, Pietro Iemmello. Però poi, in un primo tempo comunque bello, dove il Catanzaro ha creato, ma anche il Brescia si è fatto valere, a inizio ripresa parte meglio il Brescia, che con Gabriele Mancini trova il gol di momentaneo 2-1, e da lì ho pensato che il Brescia avesse tutte le carte in regola per poter gestire il vantaggio e cercare di portare a casa la partita del 2-1. Così è stata, perché il Brescia comunque non ha concesso grandi occasioni a Catanzaro dal 52esimo fino al 96esimo minuto in cui nasce il gol di Donnarumma, l'ex sugli sviluppi di corner, nell'ultima azione aveva salito anche addirittura Fulignati, il Brescia vede cadere il sogno, semifinale playoff. Io una volta che ho visto il gol di Donnarumma ho pensato che Catanzaro comunque ai supplementari avrebbe portato a casa ragazzi la qualificazione, vanno comunque fatti i complimenti a un Brescia che ha fatto un'annata straordinaria, un'annata caratterizzata da un obiettivo playoff raggiunto, da un cammino importante del tecnico Rolando Maran che ha costruito basi solide e importanti anche in ottica prossimo anno, dove sicuramente il Brescia con un mercato ben fatto e ben delineato dalla società e dal tecnico può ambire a grandi piazzamenti, perché è una squadra che ha un'identità forte, sa giocare bene le sue partite e sa vivere anche certi momenti nella gara. Oggi comunque va detto che è andata male, perché sulla spizzata del primo palo arriva Donnarumma che da attaccante vero trova il gol del 2-2 e lì crolla proprio la certezza del Brescia di potersi giocare ancora qualcosa nei playoff, anche se ha avuto un'occasione con Dijkman proprio a inizio supplementari, e devo dire che poi alla fine il Catanzaro ha avuto la caparbietà e il fatto di non mollare mai e di crederci fino alla fine, e la fortuna possiamo anche dire che ha premiato ragazzi la squadra di Vivarini che, ripeto, ribadisco, ha fatto un'annata ad oggi straordinaria. Il raggiungimento della semifinale playoff è un qualcosa di clamoroso, una società che comunque ricordiamolo partiva da neopromossa, ha fatto una regular season impressionante concludendo con una posizione di quinto in classifica facendo ragazzi comunque 60 punti, e adesso perché non sognare affronterà comunque una Cremonese forte in semifinale, ma nel calcio può succedere di tutto, la palla è rotonda, si sfidano 11 giocatori contro 11 giocatori, comunque il Catanzaro avrà la possibilità di giocare la gara d'andata in casa e magari già lì potrà iniziare un po' a capire quanto potrebbe essere fattibile il sogno finale playoff. Di fronte avrà una squadra forte che arriva con grandi ambizioni in crescita, ovvero la Cremonese di Giovanni Stroppa che ha tutte le carte in regola comunque per giocarsi al meglio questa semifinale contro la squadra di Vivarini, che ad oggi con questa semifinale playoff fa una stagione ragazzi da 8 e mezzo, addirittura anche 9 in classifica. Forse era impronosticabile ad agosto che Catanzaro potesse giocarsi una semifinale playoff, ricordiamolo, per approdare in Serie A. Lavoro straordinario, il gol di Donnarumma può essere veramente una bella sliding door per questo finale del campionato, perché il Catanzaro è in semifinale playoff. Onore al Brescia, grandissima partita. Per me ha fatto un secondo tempo di livello altissimo. Sicuramente il gol di Donnarumma macchia un po' tutta la ripresa. Ma ricordiamolo che, ragazzi, il Brescia sul 2-1 per loro ha avuto più occasioni del Catanzaro per fare il 3-1 rispetto al Catanzaro che potesse fare il 2-2. Questo va detto perché la squadra di Maran comunque esce a testa altissima ed esce da un playoff dove l'ha giocato al meglio. E poi, ovviamente, nel calcio sono gli episodi che fanno la differenza. Pollice in su al video, iscrizione al canale. Noi ci becchiamo al prossimo contenuto. Bella, ragazzi!